vedremo un'analisi di che cos'è veramente il Quitlocker, e io lo chiamo San Quitlocker perché da quando esiste finalmente le persone hanno scoperto che hanno i dati e poi mi servono e dopo non ci sono più, cosa che prima invece molte altre persone erano molto meno sensibili, diciamo, a questo tipo di problema. Ho scritto apposta virus in rosso e ho scritto il virus che ferma le ambulanze in Europa e che manda a casa centinaia di dipendenti qui in zona, perché effettivamente è successo proprio una fabbrica qui in zona, nel suo giornale, che ha mandato a casa 200 dipendenti per un quitlocker. Era uno dei più bastardi, però comunque ferma, restiamo sul fatto che era un quitlocker. Noi l'abbiamo fatto morire di fame, nel senso che diciamo che l'approccio che io utilizzo su questo tipo di analisi è un approccio che uso spesso quando faccio problem solving, quindi mi trovo a risolvere un problema, smonto quello che ho davanti in modo da capire dove si genera il problema, qual è il sistema di riferimento che ho e quali sono le varie attori, eccetera. E l'abbiamo fatto morire di fame perché, se vogliamo, abbiamo fatto un attacco batteriologico, cioè come si fa nella coltivazione biologica, dove invece che usare veleni utilizzi all'interno dell'ecosistema una serie di risorse che fanno venire meno o quello che alimenta, diciamo, il parassita o che si mangia il parassita. Io ho applicato lo stesso principio, cioè ho detto, prima di andare a preoccuparmi del fatto che c'è un virus che mi mangia le cose, cerchiamo di capire su che cosa è basato questo virus e che cosa posso fare io effettivamente, perché io non lo so che cosa eventualmente posso fare. Quindi sono partito dal come, quindi ogni sistema si basa su dei principi, presupposti, capisaldi, punti cardine, eccetera, eccetera. Quindi si identifica il sistema dando il giusto ruolo ad ogni attore e identifica i punti di forza di un sistema e su cosa si fondano, come se dovessi, non so, hackerare qualcosa, no? Dico, boh, allora cominciamo ad andare a vedere le condizioni di questa gente, che cosa c'è, no? Quindi quali sono i punti di riferimento, e poi soprattutto chi è che ha il controllo e il potere di cambiare quei punti di forza, perché se io agisco su quei punti di forza posso compromettere il sistema, posso cambiare il sistema a mio favore o a svantaggio del, insomma, per arrivare a un obiettivo. Quindi se potessi in qualche modo controllare gli attori e se potessi in qualche modo azzerare totalmente questi punti di forza, andiamo a vedere quali sono gli attori. Intanto l'abbiamo chiamato virus, ma è veramente un virus? Ora, senza qua, non è un talk tecnico, quindi dovremmo perderci, però diciamo che se vogliamo un virus, per fare una definizione facile, si trasmette in automatico e infetta le vittime. Quindi si può parlare di vittime, ma un virus anche non un informatico necessariamente, cioè io mi prendo la Fredore senza far niente, sono qua, lui c'è la Fredore, starnutisce, e la Fredore, io sono una vittima perché potevo farmi il vaccino, potevo mangiare più arance, però diciamo che posso essere considerato vittima. Nel caso invece del Quitlocker, non so se si può parlare effettivamente di vittima, perché l'infezione avviene tramite un'azione specifica, quindi io clicco su qualcosa che era meglio di no, la classica mail o il sito, quindi non sono proprio una vittima, perché è un po' come se mi prendessi la siringa infetta e mi pugnalassi un pochino, quindi voglio dire, è vero che magari non sapevo, non mi sto rendendo conto che mi sto infilando la siringa, però non è che la siringa da sola mi è venuta, quindi il virus, non è proprio corretto parlare di virus, cioè parlando di virus rischiamo di perdere il punto di riferimento di quali sono gli attori e di che cosa abbiamo veramente, con cosa abbiamo veramente a che fare. Quindi non è un virus e non c'è la vittima, è un malware, un vettore, un qualcosa di schifoso che ci fa cose, c'è un vettore, cioè attraverso un percorso arriva e ci fa del male, e c'è un obiettivo. Quali di questi attori io posso controllare? Sul malware, noi finora ci siamo concentrati sul malware, con cosa? Con un antivirus, ma non è un virus. È un po' come se io mi concentrassi su cucinare qualcosa che però in realtà non è previsto che venga cucinato, non so, cioè sto forse utilizzando un approccio sbagliato. E soprattutto gli altri due, cioè abbiamo visto che ci sono tanti attori, io mi concentro sull'antivirus, ma gli altri due, cioè chi è il vettore, cioè chi è che fa sì che quel marrone arrivi a me? Io, sono io che clicco, quindi... E qual è l'obiettivo? I miei dati. Quindi ci sono ben due punti, io mi concentro sul primo con uno strumento sbagliato, ma ci sono due punti invece che sono sotto il mio totale controllo, quindi dove io posso fare sì che la cosa cambi, perché sono io, sono i miei dati, quindi invece che dire sono una vittima, sto sbagliando, diciamo ok, adesso mi sono stancato, se sono io a creare questo business, come posso fare io a cambiarlo? Perché se dipende da me vuol dire che posso anche cambiarlo. Punti cardine. Chi finanzia questi criminali? Cioè
tutti i sistemi per star solo hanno bisogno di un business, altrimenti non è che stanno solo. E sono sempre io nel momento in cui pago il riscatto. Per cui mi dimostra anche che sono un ottimo cliente e che il business è assolutamente profit. Cioè, infatti secondo me fanno benissimo, perché confrontato con altri malware, quindi stiamo parlando di qualcosa di chissà che cattivo, no, perché in realtà molti altri malware sono molto più complicati a livello tecnico da debellare, perché vanno a compromettere il sistema, fanno in modo che quando io faccio cose c'è un keylogger che mi ruba i dati, ma invece giustamente come modello di business fantastico, perché devo andare a compromettere il computer quando sei tu che mi dai i soldi? Vieni, mi dai i soldi con la tua carta, anzi me li dai anche in CryptoLocker, quindi meglio di così, cioè è fantastico. Quindi che cos'è che ha reso possibile questo business? La mia negligenza, cioè la mia incapacità di rendermi conto dell'importanza che hanno i miei dati per me e di quanto evidentemente sono vulnerabili, perché alla fine, lo vediamo anche qui, i punti cardine sono i miei dati e il malware non ruba i dati ma me li blocca, quindi non è neanche una roba che mi frega i dati e dici no mi frega i dati. Quindi a livello di virus è una roba proprio ridicola, cioè quasi che ci scappa da ridere. I soldi, o meglio di malware, i soldi lo finanzio io ed è un mercato floridissimo, quindi questi sono meno male i punti cardine e io in realtà posso distruggere tutto il sistema, perché invece che focalizzarmi sull'antivirus dovrei focalizzarmi sugli obiettivi giusti. Quindi in questo caso, da questa analisi, l'antivirus risulta poco utile ed è probabilmente l'ultimo ambito in cui io dovrei andare ad agire. Sicuramente la formazione e la disciplina, cioè sapere cosa devo fare per evitare le minacce ed essere addestrato, questa è la disciplina, cioè dire ok, questo è una mail sospetta, questo è un'occasione in cui, ma io non ho mai chiesto all'agenzia delle entrate, io non ho un sospeso con l'agenzia delle entrate, io non ce l'ho una bolletta dell'Enel, sono tutte cose che aiutano prima di cliccare, pagami la fattura, eccetera. Ma soprattutto, per quanto io sarò formato, per quanto io sarò addestrato, sicuramente il merdone lo prenderò, perché se non ragiono in questi termini, secondo me sbaglio in partenza. Quindi devo partire dal presupposto, bene o male, che tutto si rompe e che quindi prima o poi succederà anche a me. Allora, che cosa faccio io? Cosa devo fare quando succede? Come faccio a minimizzare il danno? Cioè, chi può aiutarmi? Cosa voglio dire? Invece che concentrarci sull'antivirus, ci si può concentrare nel dire, ok, supponiamo, facciamo una simulazione in azienda, arriva la mail schifosa, che cosa fate? Chi è? Qual è la procedura da seguire? E dopo che ho preso il virus, qual è la procedura da seguire? Perché molto spesso, anche con soluzioni molto efficaci, il tempo che si perde è molto più sull'identificazione che sul ridurre al minimo i danni che può fare il virus, perché finché io non so da dove è partito, non posso iniziare a recuperare i dati e a fermare questa infezione. E molto spesso chi ha preso il merdone ha paura, e tanti clienti mi chiamano, dice ah non mi si apre più il cono sul destro, ma avrei cliccato su qualcosa, no, io non ho cliccato niente, poi viene fuori che l'amica aveva cliccato sulla stessa mail perché a lei non gliela apriva, allora dice prova tu che magari te la apre. E quindi lì tanto le ore passano, il virus continua a cifrare, cioè, quindi l'addestramento, dire non venite licenziati, ma se succede qualcosa subito e assolutamente comunicate con i tanti più informazioni possibili, è fondamentale perché aiuta a passare subito la stagione 2, cioè chiarita l'identificazione, spento il focolaio, capito qual è il computer che lo bruciamo, finito quello, poi il resto bisogna solo recuperare i dati. E su questo, cioè sul recuperare i dati, proprio è il punto secondo me più importante, nel senso che esistono tantissime soluzioni possibili e immaginabili, però secondo me l'importanza di sapere, che era un po' anche il senso del talk che avevo fatto stamattina, è proprio questo, cioè tu sapevi che esiste, voi sapevate che esiste una soluzione potentissima che esegue uno snapshot di 15 minuti di tutti i tuoi dati e con un dispendio di spazio molto minimo, e in caso di infezione con un click tu lo riporti su, multipiattaforma, puoi vedere tutte le versioni anche da Windows, quindi tasto destro sulla cartella e vedo ogni quarto d'ora per un anno indietro tutte le modifiche fatte. Ecco, la cosa più grave è che se non sapevate che esiste questa soluzione, quello è il danno più grande secondo me, perché se uno dice sì, sono a conoscenza di queste soluzioni, ne scelgo una a pagamento perché ho bisogno di quelle feature lì, assolutamente non sto dicendo che dovete comprare cose gratuite o per forza open source, ma sicuramente se voi siete sensibili a quelle che sono il modo open source e il modo in cui l'open source risolve i problemi, sarete a conoscenza di questa soluzione, quindi sarà una vostra scelta non passiva ma attiva di dire no, ok, non è quella che può interessare a me, me ne può interessare un'altra, ma so che esiste. Nel momento in cui invece non sapete neanche che esiste, ecco che state alimentando il CryptoLocker, perché il CryptoLocker si basa proprio sul fatto che se tutti avessimo una soluzione dove in un quarto d'ora io ho avuto sui miei dati,
nessuno si mette lì a chiedere riscatto perché non ci sarebbero più, non c'erano più mercati, cioè io in un quartiere della clinica ho un fastidio molto contenuto e non sarebbe venuto fuori tutta questa mafia super fuori da delle altre clopper. E viene fuori solo perché alla fine o non abbiamo il backup o le procedure di ripristino concettualmente, manuale, certificata sono validissime, quando però poi mi trovo io devo andare a casa dipendente perché ci vogliono 8 ore. Quindi secondo me l'esempio del CryptoLocker è un bellissimo esempio perché ti fa proprio chiaramente capire cosa vuol dire quando io dico per esempio anche che se tu non sei la conoscenza di determinate soluzioni sei indietro, perché i tuoi competitor le conoscono e quindi i tuoi competitor le useranno. Ora non sono soluzioni dove tu dici ok, io scelgo una strategia di business o ne scelgo un'altra, sono soluzioni dove anche gli altri sanno che esistono, che sono alla portata di tutti, quindi se tu scegli di restare fermo e non seguire una direzione, gli altri invece andranno avanti, quindi potenzialmente se tu non sei formato su quelle soluzioni, gli altri inventeranno il loro business usando quelle soluzioni. Quindi sia quelle che ti hanno colpito che non ti hanno colpito, le possono avere anche i tuoi competitor. Gli investimenti vengono capitalizzati, mentre ogni anno tu paghi i costi per esempio di licenza, il tuo competitor struttura ed organizza il suo business aggiungendo un mattoncino alla volontà, quindi io quest'anno ho bisogno di questo pezzo, però non posso permettermi tutto il sistema. Allora intanto faccio questo pezzo, capitalizzo, cioè questo pezzo mi dà un dividendone, quindi comincio ad avere il ritorno dell'investimento, e poi ho bisogno di questo altro pezzo. Magari se la soluzione open source ed è valida, l'altro pezzo me l'ha già fatto lui in Polonia perché io gli avevo già fatto primo, era proprio quello di cui aveva bisogno e me l'ha già fatto lui. Quindi il mio competitor, spendendo meno con lo stesso budget, capitalizza e ogni anno un pezzo in più. E invece io vado a pagare licenze per rimanere sempre fermo dove sono. Sto dicendo non dovete pagare licenze, non dovete pagare soltanto licenze, ma se questo vi dà una grande trasformazione del business, sì. Se no, pensateci, per esempio, c'era un talk prima su PLM, dove io un ragazzo ha detto quindi tu rischi che invece di spendere 10.000 euro in licenza di CAD, io ne spendo 4.000 euro nella soluzione che dai tu, uso FreeCAD, però ho tutto il mio processo produttivo già digitalizzato, perché creo disegni in automatico che si esplode nella distinta e va già in produzione. Quindi dopo un anno che questa roba qua mi dà un macello di ottimizzazioni, hai voglia di licenze super proprio, posso comprarle eventualmente di auto, CAD piuttosto che, e andare ancora di più a ingrandire e a strutturare il mio business. Quindi tante, soprattutto delle cose che vorrei fare o che potrebbero aiutare il mio business, esistono già, puoi iniziare in modo progressivo e con investimenti, con un ritorno di investimento più breve. Questa cosa è molto importante, nel senso che tante volte, anche con YouTube per esempio, quando io mi pongo un problema dico devo fare questa cosa, la vera capacità, e lo impari secondo me velocemente quando hai a che fare con l'open source, è di dire ok, gli altri milioni di persone nel mondo che hanno una necessità simile alla mia, come l'hanno chiamata? Perché se io so come loro hanno chiamato quel need, come hanno chiamato quella soluzione, e l'80% dei casi la troverò già pronta. Loro magari avevano un problema diverso da risolvere, l'hanno chiamato in un altro modo, ma cambiando solo l'etichetta, il sistema che sta dietro è esattamente lo stesso. Quindi la flessibilità e la possibilità, diciamo, di analizzare, di avere a disposizione tutto quello che ci circonda per creare cose nuove è vero fattore differenziante, e il modello del CryptoLocker secondo me è proprio un esempio classico dove il virus è ridicolo, nel senso che è uno dei più semplici che esistano. Dopo si sono strutturati, li ha fatti molto più fighi, ma siamo partiti da cose veramente ridicole, e quello che va a colpire sono i miei dati che hai già scontato più di livelli backupati. Quindi è proprio esattamente lo spettro contrario di quello che sto dicendo, cioè io non so che esistono queste soluzioni, io non so che potrei avere una soluzione che in un quarto d'ora mi rivolta su tutto, e allo stesso tempo però subisco questo danno a lungo andare, lo subisco in modo talmente ridicolo che ci creo un business incredibile e una mafia sopra. Quindi alla fine appunto l'open source è comunque anche scoprire, consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto, nel pensare che ciò che nessuno ha pensato, che questo l'avevo messo anche alla fine delle slide prima, per cui secondo me questo è il vero fattore differenziante anche che vedo nelle aziende che utilizzano l'open source. Se siete interessati a sapere qual è questo sistema, non è un segreto, si chiama ZFS, è un file system, l'ha inventato Sun se non sbaglio, però ha fatto FreeBSD, è integrato in Linux, cioè adesso è anche in Linux, e per esempio in
Proxmox è integrato, io lo utilizzavo già anche solo perché quando tu ti metti in un'ottica di poter vedere le cose diversamente, tutto il mondo che ti circonda cambia. È il famoso discorso che non pieghi il cucchiaio ma lo pieghi piegando quello che ti sta attorno, perché nel momento in cui io sono venuto a conoscenza con questo file system che parte da presupposti totalmente diversi, ho cominciato a usarlo anche per la virtualizzazione. Per esempio, se ho una macchina particolarmente pesante e devo sincronizzarmi solo da fare dei backup progressivi, diciamo, mi sincronizzo solo lo snapshot, quindi da una macchina all'altra, da casa mia al data center, e mi sincronizzo sulle pezze che mi servono. E questo nella release successiva di Proxmox gli erano messo dentro in automatico nell'interfaccia grafica che fa un click e sincronizzi. E non è la prima volta che quello su cui lavoriamo su Proxmox poi vengono inglobate nella release successiva. Questo è fantastico perché vuol dire che la tua capacità di vedere, di usare uno strumento, quindi di vedere in modo nuovo tutta una serie di processi che esistono, è stata poi la stessa che hanno deciso a livello di casa madre. E questo sicuramente ti porta in una, io non avrei mai pensato a una soluzione del genere applicata usando un file system. E quindi il principio soprattutto è proprio questo, cioè esistono le soluzioni, sono gratuite, non costano niente e molto probabilmente tanti di noi non sanno che esistono, e questo tipo di soluzioni potrebbero veramente alla fine debellare senza neanche bisogno dell'antivirus, che non vuol dire non installare l'antivirus, però senza bisogno dell'antivirus potrebbero ridurre al minimo questo fenomeno che ha fermato le ambulanze, insomma ha fatto anche dei danni non da poco, e che ha mandato a casa 200 dipendenti appunto qui proprio in zona. E avete domande? Perché ho dovuto stare volutamente stretto in quanto è finito il tempo, però se avete domande... Allora, ZFS ti fa degli snapshot, tu puoi integrare Samba e fare dei symlink che vedano, che permettano che quando tu esponi la shell Samba, esponi anche proprio la proprietà che ti serve per le shadow scopies, che è il tipo di tecnologia utilizzata da Windows, per farti vedere poi in versioni, il terzo tab, mi sembra quando fai testa di proprietà sulla cartella, tutte le versioni precedenti, quindi tu di fatto vedi poi tutte le versioni precedenti. E siccome è uno snapshot, i dati che utilizzi sono molto pochi, pensa applicato al CAD, dove hai grandissime quantità di dati, se tu devi sincronizzare puoi sincronizzare solo, cioè quando lui fa uno snapshot è come se mettesse una pellicola e solo quello che tu vai a scrivere viene modificato. Quanti a livello di file system le differenze, non di mini e di zeri proprio. Quanti snapshot tieni in linea? Quindi basta avere poco disco, metale. Allora io nelle macchine virtuali, dipende da che strategia vado a implementare, ma utilizzo gli snapshot che mi possono servire se sto sviluppando dei modi di più, cioè se sto facendo test eccetera, se no quelli standard, diciamo, dipende dalla retention policy decide dall'azienda. Nel caso del file server, il tipo di snapshot che noi tagliamo sono 4 snapshot ogni quarto d'ora, ogni ora l'ultimo giorno, ogni giorno gli ultimi 15 giorni, l'ultimo mese, ogni ora forse gli ultimi 15 giorni, ogni giorno l'ultimo mese e ogni settimana gli ultimi 4 mesi mi sembra, e poi ogni mese tutti gli anni, quindi finché te ne vuoi. E questo ti ripeto sia applicabile al file system che tu esporti, sia applicabile alle macchine virtuali che poi ci puoi mettere sopra, tant'è che spesso anche se devo fare un file server semplice si installa comunque Proxmox perché è una distribuzione garantita dove i pacchetti sono selezionati e dai già tutto praticamente pronto, e lì vai poi a verticalizzare il tuo file system, lo esporti di share in Samba, e se lo vuoi usare con Windows diciamo, ma se no si può usare anche tranquillamente con quando ho iniziato assolutamente, quando ho iniziato mi sono, come dire, proprio è stato come nel sistema clustering, ho studiato sia cluster che chef, e poi quando ho visto che cluster, quando è stato comprato la Red Hat, sono stato contento ma anche triste perché mi piaceva di più chef, e poi quando anche chef è stato comprato la Red Hat, ho detto come cazzo stanno facendo adesso, però vabbè, alla fine comunque uso chef anche lì. Ho fatto una scelta, primo perché era proprio utile e della gente in tante realtà, il Linux è arrivato un po' dopo, infatti è volendo inferiore, se dobbiamo andare a fare un discorso diciamo a un certo livello, ha magari l'implementazione che c'è su FreeBSD per esempio eccetera,
però ragionato proprio da CEO, cioè da quello che dice ok, io lì ho una bomba, è vero che non fa esattamente quello che voglio io, ma fa l'80% con sforzo zero di quello che posso controllare io. Col tempo poi è andato in produzione, quindi cioè, è sempre più solido. Io è da tempo già che facevo un sacco di test, per esempio all'inizio non era consigliabilissimo usare la decuplica, o comunque cambia proprio il paradigma, perché ZFS parte dal presupposto che lui utilizza il più possibile il tuo hardware, che è un po' quello che volevo anch'io, cioè nel senso io vorrei un file system, un file server che non è stupido, che sta lì e basta, e se c'è un altro potente lui sta lì più di quello non fa. ZFS ti usa tutto perché ha la compressione già relativa alla deduplica, quindi volendo tu butti dentro un migliore di dati e il dato è sempre sufficiente uno, però ovviamente per fare questo utilizzo la macchina e più veloce vuoi che vada più devi usare la macchina. Allora se tu cominci a mettere poi sulla stessa macchina anche tante altre cose, magari non è detto che sia la soluzione migliore, però tu prendi un vecchio client, ok, gli metti su 4 dischi, ok, il drive, e ne prendi un altro e si inchia un quarto d'ora da uno all'altro, cosa che ne facciamo regolarmente, oppure via USB, e tanto tutto si rompe. È inutile che mi prendi una super macchina, no, voglio dire, mi prendi una super macchina che costa 2.000 perché tanto poi viene l'umino HP, ma se l'umino HP ti viene un infarto per strada, cioè vabbè, tutto quello che vuoi. Perfetto, e quando arriva il giorno dopo, sempre ti rispondono i miei competitor, ti dicono, vabbè, non puoi fargli causa, ho capito, meglio i dipendenti che andate a casa. No, allora io parlo proprio dal presupposto che io voglio una soluzione che parla dal presupposto che tutto si rompe. Allora io cosa faccio con ZFS? Ci sono gli step dove io ogni quarto d'ora, oltre che partire lo snapshot, sinco con la macchina a fianco e sinco anche via USB. Quindi ti prende fuoco la macchina, c'hai USB e c'hai la macchina a fianco, o sinco col cloud, sinco con quello che voglio, il file server o le macchine virtuali. Cioè ti si apre un universo, cioè io quando ho visto ZFS a un certo punto proprio prima ero tutto entusiastissimo. Poi ho dovuto prendermi due giornate di divano solo per capire come dovevo convertire tutte le mie strategie. No, no, perché ci sono pensieri pesantissimi, eh. Cioè, dici, oh, cazzo, ma allora avevo tutti i log, potrei tenerli facendo, no, cioè, ti si aprono dei mondi dove poi tu li devi tagliare perché giustamente dici, no, quello più. Ora non ho dichiarare questo. Non l'ho, si è posto questo obiettivo, però non, adesso non so, ma cosa lo so, perché io non andavo mai in produzione. Sicuramente ancora instabile. Dopo quando ti chiama il cliente capite cosa gli dici, cioè. No, che io no, ma per la produzione, per no, per i test non ho avuto modo, perché comunque per me l'open source non è uno strumento attraverso cui risparmi, ma no? Uno strumento attraverso cui guadagni seriamente, e per cui ogni volta cerco di cercare di mettere insieme quella che è ricerca e sviluppo, che noi dobbiamo fare, che è tantissima, con quelle che possono essere le necessità del cliente. Per esempio oggi io ho visto che c'è, mentre sto facendo questo talk, un talk di là che parlano di collabora online, che è l'alternativa a quello che sto utilizzando io con online editing, e io ho dovuto sviluppare questo che è OnlyOffice, che è sempre open source gratuito, che permette la collaboration eccetera, per il semplice motivo che i miei clienti mi chiedono i documenti ancora in DOCX, per cui io vorrei fare tutto online editing in LibreOffice, però poi se mi dici solo LibreOffice, no, no, io quello va lì, non senza neanche sapere di cosa. Allora nel momento in cui è DOCX è più facile, no? E ha più utilità su business. Tuttavia se fosse per me metterei LibreOffice tutta la vita, non ho ancora potuto, mi piacerebbe con l'associazione farlo, però visto che c'è il talk lì, adesso appena finisco contavo proprio di andare giù 10 minuti e magari vedere se riuscivo a portare a casa una collaborazione per provarlo su, invece che questo metterei proprio sulla nostra associazione, ma proprio perché, proprio perché appunto l'open source ti dà la possibilità di avere la mente aperta, quindi di valutare tutte le possibilità, cioè tu dici ok, io so che esiste quella soluzione, non mi interessa come si fa necessariamente, tant'è che era un po' anche il talk di stamattina, io sapevo che esistevano un milione di cose che facevano cose ma non so come, ma non mi interessa come, perché come sarà un problema di budget, cioè trovo uno che ha questo orario e glielo faccio fare, però poi è fatto, sì, nel senso, poi non è che ogni anno devo pagare una licenza, resta lì, è un mattoncino su cui mi posso sedere, non è un paletto su cui mi siedo meno volentieri, ovviamente. Perché io dico sempre state attenti ai paletti che mettete, perché poi dopo sono quelli su cui vi siedete, e li avete messi voi, quindi no, è abbastanza importante. Bella metafora.